Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo finalmente di conigli. Purtroppo, cioè, mi dispiace veramente tanto, però da quando Bijou non c'è più io faccio veramente molta fatica a parlare di questi argomenti. Non ve lo so spiegare. Comunque, spero mi capirete e mi perdonerete. Poi, altra cosa, mi sono resa conto che ho bisogno assolutissimamente di tende perché. Come potete notare, io sono completamente in ombra nonostante la softbox che non sta praticamente facendo niente, cioè se la spengo in questo momento non cambia nulla e ho qui il sole, vabbè. Comunque sì, ho bisogno di tende, sinceramente. Poi stamattina non so che cosa hanno i cani, comunque va bene, ce la faremo a fare questo video. Oggi parliamo di possibili convivenze tra conigli e altri animali. La prima domanda che viene in mente è possibile far convivere pacificamente, far convivere bene conigli e altri animali domestici? La mia risposta è ovviamente, come ogni cosa, dipende. Dipende dal carattere del coniglio, dipende dal carattere dell'altro animale. In questo video praticamente vediamo le varie specie con cui è possibile far convivere il coniglio e in particolare parleremo del cane, del gatto, della cavia e del furetto. Partiamo con il cane. Se mi conoscete almeno un po', sapete che Bichu conviveva con ben due cani. Il primo è arrivato che era un cucciolo ed è anche un cane di piccola taglia, è un chihuahua. E ovviamente questa convivenza a me non è che preoccupava proprio tantissimo, perché comunque alla fine si trattava di animali più o meno della stessa taglia, anche se uno è predatore e l'altro preda. Comunque i cani sono abbastanza educabili e quindi prendendo un cucciolo è facile comunque riuscire ad abituarlo a un coniglio che è già presente in casa, ma anche se avete un cucciolo comunque di 3-4 mesi e portate un coniglietto in casa, di solito riuscite a educare il cagnolino a rispettare e trattare bene il coniglietto. Quindi per quanto riguarda appunto questo tipo di convivenza non mi preoccupa particolarmente. Invece il secondo cane è arrivato a casa che aveva già 7 anni, quindi comunque un cane già adulto, un cane di grossa taglia e in più un cane con un forte istinto predatorio. In questo caso io ero parecchio preoccupata di questa convivenza, infatti ero anche pronta a farli vivere per sempre separati e non farli incontrare completamente. Vi consiglio veramente prima di pensare a una cosa del genere, vi consiglio di avere il piano B sempre pronto, cioè un modo per non farli incontrare e deve essere sicuro al mille per mille perché spesso ho sentito di storie in cui il cane in qualche modo riusciva a entrare nella stanza dove c'era il coniglio e è andata a finire veramente in modo tragico. Quindi vi consiglio, cioè veramente dovete essere sicuri al mille per mille che non può succedere, cioè anche se dimenticate per dire la porta aperta, eccetera, eccetera, e io consiglio di avere almeno un luogo neutro. Per quanto riguarda la convivenza cane-coniglio, ho dato alcuni consigli nel video, quello del primo incontro tra Roxy, la cagnolina appunto di 7 anni, e Bijou. Nel mio caso, con un inserimento molto graduale, ho ottenuto dei risultati veramente che non avrei mai immaginato, nel senso che loro vivevano non solo pacificamente assieme e quindi proprio si sdraiavano una accanto all'altra, aspettava Roxy, il cane, aspettava che Bijou finiva di bere per poi andare a bere nella stessa ciotola, quindi condividevano l'acqua. Se dovevano passare attraverso una porta, Roxy faceva passare prima il coniglio, perché comunque il mio coniglio aveva un carattere anche abbastanza prepotente, quindi dipende anche dal carattere, perché ovviamente se Bijou fosse stato uno di quei conigli molto timidi e correva, scappava, diciamo che a Roxy poteva scattare l'istinto predatorio, cioè ovviamente un cane che vede una preda che corre, l'istinto predatorio può prendere comunque il sopravvento, non ci sarebbe nulla di strano in questo.
E niente, io per ulteriori informazioni su questo vi invito a vedere il video del primo incontro tra Roxy e Bijou. Trovate questo video all'interno della playlist Chihuahua. Non so perché, ma credo di averlo messo lì. Lo trovate anche nella playlist dei conigli, però lì ci sono tanti video, quindi andarlo a trovare vi dovrebbe risultare più difficile. Comunque, penso che se scrivete sulla ricerca di YouTube Giulia Pilli, primo incontro, dovrebbe spuntarvi il mio video. Per quanto riguarda invece la convivenza con i gatti, di solito è una convivenza che funziona, di solito o si ignorano oppure potrebbero addirittura andare molto molto d'accordo, quindi pulirsi a vicenda, giocare assieme, dormire assieme, potrebbero diventare molto molto amici, specialmente nel caso in cui entrambi i due animali arrivano da cuccioli. Diciamo che in questo caso dipende. Anche, cioè, come sempre, dipende dal carattere del gatto e dal carattere del coniglietto. Un coniglietto troppo timido che scappa fa scattare ovviamente al gatto l'istinto predatorio, perché il gatto è un predatore, seppur piccolo, il coniglio è sempre una preda, seppur più o meno delle stesse dimensioni del gatto. Ovviamente questa cosa vale ancora di più se il coniglio è molto più piccolo rispetto al gatto, ad esempio se il coniglio è cucciolo o se il coniglio è un coniglio proprio di quelli nani, nani, nani e il gatto è un micione, ovviamente questa cosa ha maggior ragione. Quando sono di grossa taglia, in genere il gatto non attacca il coniglio. Anche in questo caso vige la regola della gradualità, bisogna stare cauti, bisogna fare le cose poco per volta, pian pianino, eccetera, eccetera, e farli incontrare con sessioni, diciamo, inizialmente in cui il coniglio magari è in gabbia e il gatto è libero, o magari il gatto è all'interno di un recinto e il coniglio è libero, dipende da chi è arrivato prima. Ovviamente bisogna rispettare un po' di più il proprietario di casa. Se è arrivato prima il coniglio, mettere il coniglio in gabbia e lasciare il gatto gironzolare per la casa non è molto carino, sarebbe più corretto mettere il gatto nel recinto, per quanto diciamo che un gatto nel recinto, cioè, fa un po' più strano, non siamo abituati a vedere un gatto all'interno di un recinto, che è l'animale, diciamo, libero per eccellenza. Però, secondo me, è anche giusto fare così se il coniglio è il proprietario di casa e pian pianino, appunto, fargli sentire prima l'odore, eccetera, eccetera. E i primi tempi non lasciarli mai da soli, perché ovviamente, se il gatto in vostra compagnia può comportarsi bene, non è detto che nel momento in cui è da solo col coniglietto non scarichi tutti i suoi impulsi da predatore. Quindi veramente prima di lasciarli da soli, anche qui fate molta attenzione e aspettate di essere certi al mille per mille che vadano perfettamente d'accordo. Altro animale che potrebbe convivere pacificamente con un coniglio è ovviamente la cavia, perché su questo ho fatto un video proprio specifico, andatevelo a cercare, al solito scrivendo cavia, coniglio, Giulia Pilli, lo trovate sicuramente. Che dire di questa convivenza? Ovviamente è possibile, in questo caso però è la cavia quella a essere più timida, quindi il coniglio potrebbe mostrare aggressività nei confronti della cavia, sarebbe il caso veramente di sterilizzarlo. È meglio lasciare alla cavia un piccolo rifugio dove può entrare soltanto lui. Quindi, siccome la cavia di solito è un po' più piccola, prendete una casetta, qualcosa in cui può entrarci soltanto la cavia per non essere disturbata dal coniglio. L'ultima convivenza di cui parliamo oggi è quella del furetto. Con il furetto è assolutissimamente sconsigliato far convivere un coniglio, perché il furetto può attaccare prede grosse anche il doppio di lui. Inoltre, il furetto ha un odore molto molto forte e i conigli si stresserebbero troppo sentendo continuamente il suo odore. E inoltre educare un furetto a non attaccare un coniglio è un'impresa piuttosto complicata, quindi su questa convivenza veramente è molto molto sconsigliata. Tutto qui e quindi penso che per oggi vi ho detto tutto tutto tutto. Se
Se questo video vi è stato utile, non dimenticate di lasciarmi un bel like. Iscrivetevi pure al canale se il video vi è piaciuto e scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.